Libri in spiaggia per lettori da amare, la rassegna organizzata da Feder Balneari in collaborazione con Ostia incontra l'autore, cambia registro e propone un reportage sul delitto di Via Poma. Autore Paolo Cochi. Io da tanti anni che seguo i cosiddetti cold case, in americano si dice così, perché, e lo faccio a distanza di anni proprio perché lasciar sedimentare un fatto e quindi rivederlo dopo tanti anni, rianalizzare la documentazione da tanti anni fa parte proprio della mia indole, quindi l'inchiesta giornalistica nell'immediato è un qualcosa che non so fare, che non ho capacità, mi trovo bene a fare questo tipo di lavoro. Come nasce questo reportage? Beh, il delitto di Via Poma è un delitto che io segui già dall'epoca perché ero coetaneo della Simonetta Cesaroni, quindi mi colpì in particolar modo a livello emotivo e eravamo anche nello stesso quartiere. L'idea nasce appunto dall'esigenza dopo il processo Busco di trovare una verità, anche se sarà molto difficile, però di cercare di far chiarezza in questo caso che ormai sono quasi 30 anni che si trascina e ne sono state dette un po' di tutti i colori su Via Poma. Io ho ripreso in mano insieme al professor Francesco Bruno le carte e le abbiamo rianalizzate e abbiamo cercato di tirar fuori qualche elemento in più da un punto di vista investigativo, da un punto di vista processuale, e qualcosa in più nelle carte si legge. Lei che idea si è fatto quindi? Dunque, la mia idea è che comunque era una persona, un territoriale, l'assassino della Cesaroni. Territoriale intende della zona Prati, cioè che agiva in quel... Intendo dire proprio del palazzo. Il prossimo incontro è con Pierfrancesco Pingitore allo stabilimento La Vittoria, appuntamento alle 19 il 31 luglio. Da Ostia per Canale 10, Gabriella Tesoro.